Buona domenica, iniziamo la nostra lettura di Isaia, il grande profeta, e iniziamo anche il nostro avvento con una trasmissione un po' particolare. Abbiamo qui in studio con noi un pittore, il pittore è Marco Carnà, il quale non è un affrescatore di chiese, ma da tempo ha disegnato migliaia e migliaia di tavole, di fogli sulla Bibbia. Possiamo dire che se i mosaici di San Marco sono 4.000 metri quadri, possiamo dire che i fogli disegnati da Carnà sono forse anche di più. E a lui allora affidiamo di rappresentarci subito, durante questa trasmissione, la scena della vocazione di Isaia. Lo mettiamo al lavoro, noi intanto cominciamo la nostra lettura di Isaia. Isaia è il grande profeta, il grande testimone dell'ottavo secolo, della fine dell'ottavo secolo. La sua predicazione è impressionante per la bellezza, per lo splendore, per la grandezza. La vocazione di Isaia ha una data ben precisa. Questa data è il 740-739 all'incenso, violando le norme che regolavano appunto il culto, presieduto soltanto dai sacerdoti. Ed ecco che all'improvviso, mentre egli sfidava le leggi sacre, all'interno del Tempio, e il pittore ora sta proprio rappresentando questa scena che ora abbiamo ascoltato. Un serafino, i serafini come i cherubini erano la rappresentazione, forse anche con dei connotati un po' mitologici, delle immagini che rimandavano anche all'Antico Oriente, la rappresentazione del consiglio della corona di Dio, gli angeli. Questi angeli avevano la funzione di stabilire un ponte di comunicazione col mondo. Scende il serafino e mentre nella atmosfera del rito, il grande rito della sera, la liturgia dell'incenso, tutto il popolo è in attesa, il serafino prende con una molla, prende un carbone ardente dell'altare degli olocausti e purifica le labbra di Isaia. Dio e resta in vita. E subito dopo, quando sente quella voce di Dio che chiama, chi dobbiamo mandare per compiere questa missione? Egli avanza, solenne, la sua candidatura. Eccomi, io sono pronto, dice a Dio, manda me. Ed ora noi dobbiamo seguire da quel giorno la storia di Isaia, sacerdote, di famiglie aristocratiche, le nobildonne, la borghesia, l'alta borghesia, per le strade di Gerusalemme. Queste donne vogliono mostrare i loro abbigliamenti, vogliono mostrare lo splendore dei loro tesori, dei loro gioielli, e ammiccano, camminano a piccoli passi, si fanno notare. E Isaia, di fronte a quello spreco, soprattutto pensando che il resto della popolazione lì attorno le guardava stupite, ma intanto aveva fame, di fronte a questo fa intervenire. Sospeso continuamente in cieli lontani, è un uomo che registra la commedia umana, è un uomo che rappresenta le tragedie ma anche le vergogne che di solito sono nascoste nell'interno dell'esistenza quotidiana. Ma già, per due volte abbiamo visto che il profeta ha alle spalle Gerusalemme. L'abbiamo sentito nella vocazione. La vocazione sua era avvenuta mentre si celebrava il sacrificio dell'incenso. Il sacrificio dell'incenso comprendeva appunto questo rito essenziale. Il sacerdote prendeva un pugno di incenso aromatico fatto con aromi vari da una specie di grande contenitore. Nell'altra mano aveva una molla, quella stessa molla che userà poi il cherubino. Con la molla egli prende un carbone ardente e avanza per entrare nel Tempio dal cortile. Abbiamo una seconda scena che ha ancora il Tempio, che ha ancora poche battute di un inno e un canto a Sion. Questo canto noi per ora lo ascoltiamo, ascoltiamolo come se fosse cantato anche da un solista e un po' da tutto in Israele. Alla fine sentiremo come un coro che sale e che invita a seguire questo pellegrinaggio. Infatti la poesia, questa lirica, canta un pellegrinaggio verso Gerusalemme. È il capitolo 2 della profezia che su tutta la terra si stenda quasi una tenebra planetaria e nell'interno di questa oscurità brilla all'improvviso come un faro di luce. Questo faro è lontanissimo, piccolo, è il monte di Sion. Non è certamente il più importante dei monti di questa terra, soltanto 800 metri. Eppure verso di esso, lentamente, si sente quasi il formicolare dei passi
delle vere e proprie processioni di uomini stanno indirizzandosi, vengono da Oriente e da Occidente, vengono da ogni punto della terra e vanno verso il Tempio del Signore, perché là c'è la parola del Signore, là c'è la sua voce, là c'è la sua presenza. E quando tutti questi uomini, uomini di razze diverse, ostili anche ad Israele, Israele era ostile contro di loro, quando tutti questi popoli si sono ritrovati lì, nell'interno del piccolo perimetro del Tempio, e hanno ancora in mano i segni del passato, le loro armi, le spade, gli archi, le lance, appena sono arrivati lì, capiscono che è possibile un destino diverso. Dalle loro mani cade la spada, cadono gli archi, cade tutto ciò che era strumento di guerra e comincia invece a fiorire il vomere, comincia a fiorire ormai la pace, l'armonia e la serenità. Ecco, questa era la grande testimonianza di speranza di Isaia. E Isaia invita tutto Israele, invita noi, tutti gli uomini della terra, a mettersi in cammino in quella notte, ad avviarsi verso la grande città, la città della speranza, la città della pace, la città della fiducia. Noi ormai abbiamo fatto la nostra prima grande lettura di Isaia. L'abbiamo fatta, il pittore ha già concluso il suo lavoro, per cui possiamo a questo punto riprendere ancora la prima pagina. Era la pagina della vocazione e questa pagina della vocazione permette a noi ancora una volta di leggere per un istante il messaggio di Isaia attraverso la voce ora di Carnà, di Marco Carnà. Che cosa ha detto a lei questa pagina e come mai lei ha accettato di fare questa ricostruzione così veloce, di far vedere nascere il testo biblico in arte, in pittura? Non si può considerare un capolavoro perché la fretta è... Però qui mi sono ritornati in mente, allorché io ragazzo vedevo effigiare, no, da pittori queste volte, queste arcate, e vedevo questi santi sciorinati davanti a me nella gloria, nel fulgore, nel currusco degli ori. Ecco, qui ho trovato un po' di questa spiritualità. Ecco, la scena così come rappresentata la può adesso brevemente riprendere, ora è diventata visiva, l'abbiamo prima ascoltata, il capitolo sesto, sì, di Isaia. Ora lo possiamo brevemente delineare, come è stato il movimento del suo disegno? Ecco, questo è un frammento, è l'atto finale, quando l'angelo pone il carbone ardente sulle labbra di Isaia. Manca naturalmente Dio che è sopra col mantello, manca tutta la nebbia, il fumo del Tempio, mancano tutti i serafini, i cherubini, è naturale che qui si agisce in una frazione molto infinitesimale di Abbiamo comunque la possibilità di avere davanti a noi proprio l'elemento centrale di quella, sì, vocazione finale, che è il momento finale, il momento delle labbra che sono finalmente purificate. Noi ringraziamo, sì, il pittore Carnà perché è riuscito a darci questa testimonianza dal vivo. Lo spero. Avremmo potuto farlo attraverso una riproduzione di un pittore come Rembrandt, per esempio, che ha scelto di rappresentare questa stessa scena. Abbiamo voluto farlo invece con Marco Carnà, mostrando a tutti i telespettatori come ancora la Bibbia può diventare ancora immagine che parla all'oggi. Buona domenica e arrivederci alla prossima puntata per leggere ancora Isaia.